Guardate quanta sta rossa spider azzurra. 32. Sì, ma questa non è Pavesi, scusami. Guarda che ha il tetto rigido, guarda che roba, cerchi Azzo, scusate se vi passo davanti. Che chicca, ragazzi. Guardate che soluzioni. Ma veramente particolare. Io non è la prima volta. Perché ce n'è una, quella lì. Chi l'ha fatta? Chi l'ha tagliata? Chiedo scusa, buongiorno. Buongiorno. Sul Bruce Garage, sono uno youtuber. Non l'ho mai vista, bellissima. L'autotechnic di in Germania. L'autotechnic in Germania. Lei il signor? Fabris. Grazie mille, gentilissimo per l'informazione. Vado a studiarmi. Complimenti. Infatti dicevo, è la prima che vedo perché l'ha fatta una. Quando l'hanno fatta? Una soluzione abbastanza moderna, così col tetto rigido? No, l'ha fatta nell'80. Ah, erano così avanti? Diamine, che roba! Hai visto? Sì, ho visto, ma era avanti, eh. Ma era avanti veramente nell'87-88. Ma pensa a te! L'ho rifatta io, Poi l'ha restaurata adesso. Io l'ho rifatta completamente. Ok. Bello Jack. Poi, nei soldi è questo. Sì. Si alza, corre, si chiude, si alza il lunotto, le due alette escono fuori e lei c'ha la... E poi queste dove vengono riposte? Quali? Questa che hai in mano. Davanti nel bombo. Ci stanno? Sì. Pensa a te. Noi abbiamo... Ci mancano ancora due guarnizioni, detto sinceramente. Autotechnic l'ha fatta. Dentro ho chiamato, ha un nome nuovo adesso, perché è un nome di... Sì, 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 sì. E ho provato perché avevo un problema di impianto elettrico e mi ha risposto che c'erano due signori che si ricordavano che l'avevano fatto. Ma pensate. Non originale Ferrari, eh? No. Bel pasticcino. Dove è fatto? Germania. In Germania? Autotecnica. Beh, contento. Di nuovo, arrivederci. Complimenti, grazie. Va bene, anche questo padiglione ce lo siamo fatti.